Oggi nel minibar ci hanno fatto trovare questa mega lattina di Arizona. Potrei chiamare questo video tutta la verità sul mio servizio con le iene, ecco quello che le iene non ti dicono e un sacco di altri titoloni clickbait, però alla fine è stata una cosa talmente tranquilla che ne parlo giusto perché me l'avete chiesto in tanti. Anche se in realtà avrei potuto farlo un po' di settimane fa questo video, però sapete che mi prendo sempre i miei tempi e è uscito di recente un video unboxing dove appunto dicevo questa cosa della troupe delle iene che mi sono ritrovato in casa e quindi ho risollevato un po' la curiosità di molti di voi, perciò ecco com'è andata quella volta in cui ho avuto Matteo Viviani seduto sul divano della mia stanza. Praticamente era il venerdì prima della mia partenza per il Giappone e ho ricevuto una mail con scritto redazione iene. Io quando l'ho vista durante il mio check quotidiano che faccio ogni mattina controllando le varie email che di solito sono sempre roba inutile, mi è subito scappato l'occhio e ho detto oddio, che cosa ho combinato, perché redazione iene. E questa è stata un po' la stessa reazione che hanno avuto i miei genitori, i miei parenti, un sacco di gente quando ho detto questa cosa delle iene, però in realtà era tutto tranquillo perché ho aperto la mail e c'era scritto che questa ragazza mi diceva che volevano fare un servizio relativo a risparmiare in viaggio e siccome mi seguivano e sapevano chi ero, hanno pensato che fossi la persona più adatta per aiutarli nella realizzazione. Io quando ho letto la mail ho detto: non sono molto incline al collaborare con la televisione. Molti di voi sanno che ho avuto dei trascorsi non molto felici, dato che mi hanno fregato dei video, eccetera, eccetera. Però non ho avuto nessun problema mai con le iene, anzi, c'ho un amico che lavora per loro. E quindi ho detto: va bene, dai, sentiamoci. Perché appunto lei nella mail mi diceva: non è che possiamo fare una telefonata domani, ti faccio chiamare. Faccio: ok, sentiamoci per telefono. Anche se in realtà ero convinto che non si sarebbe fatto poi nulla, dato che appunto dovevo partire per il Giappone. La mattina dopo mi suona il telefono, io rispondo in maniera abbastanza distratta, nel mentre mi ricordo infatti dall'altra parte della cornetta c'è Matteo Viviani che mi dice: stiamo facendo un servizio su risparmiare in viaggio, iniziamo a parlare di quello, però poi viriamo il discorso sul risparmiare sulla prenotazione dei voli. Alla fine poi è diventato quello il tema. Mi sono fatto tutta la telefonata con calma e poi gli ho detto: guardate che però io domani parto e loro: a che ora? Faccio il volo alle 4, quindi più o meno uscirò di casa a mezzogiorno. Ah sì, ce la facciamo. E io faccio: no, guarda che non riesco a venire da voi. Immaginavo che fossero a Milano o a Cologno Monzese dove sono, no? Non riesco a venire da voi per fare il servizio. Loro: no, no, ma tranquillo, veniamo nel tuo ufficio. E io: come nel mio ufficio? Il mio ufficio per ora è ancora la mia stanza. Non ho ancora finito di traslocare e sistemare tutte le cose, quindi la mia camera è praticamente un magazzino, non saprei proprio dove mettervi. No, no, ma guarda che abbiamo visto che hai tutte le fotografie, è una figata, lo facciamo da te, veniamo lì da te domani. Allora, io non ero molto propenso a farla sta cosa, però si trattava dell'ambito viaggi, che è il mio ambito, si trattava di risparmiare, quindi non un servizio di quelli, no, che ti fa indignare, che fa notizia, è un servizio potenzialmente molto utile e cioè se fa risparmiare qualcosa, io sono contento, perché comunque sapete che io adesso magari un po' meno, però di solito sto attento alle spese perché viaggiando tutto l'anno uno mi può dire: spendi questi soldi. Sì, ok, se li spendi durante ogni singolo viaggio, a fine anno ti rendi conto che magari qualche spesa la potevi evitare. Io di solito non mi faccio mancare nulla, però alcune cose inutili le evito e quando posso metto in pratica degli accorgimenti che appunto arrivano dalla mia esperienza di viaggiatore. Ho detto: vabbè, se vengono loro a casa mia, come faccio a dire di no? Facciamola sta cosa. Alle 8 spaccate mi suona il telefono perché sono sotto casa mia. Situazione abbastanza surreale, le iene a Farage Radad, cioè abbastanza strano. Io vi dico tutto com'è andata, sinceramente, perché non ho motivo di nascondervi nulla. Sono sceso e loro stavano già filmando. Io mi ero appena, cioè mi ero svegliato da poco. Ah, sì, in realtà no, nel senso il giorno prima ho dovuto sistemare tutta la stanza perché il mio divano non era un divano, era uno scaffale. Io non mi ricordavo neanche di avere un divano parcheggiato lì nella mia stanza. Ho detto: devo sistemare le cose, però ci avrei messo una vita e quindi semplicemente abbiamo spostato tutta la roba di là e poi, una volta finito il tutto, l'abbiamo ritrasportata in
camera mia, creando dove possibile lo stesso disordine che c'era prima. Volevo essere particolarmente accurato. Quindi insomma, la mattina sono arrivati, ero abbastanza rintronato, sono sceso, visto che stavano già filmando. La mia mente è andata subito alla 7S, perché stavano registrando con la stessa telecamera che uso io per fare i miei video, e ho pensato a quello, ero molto impacciato, e la clip iniziale che avrebbero dovuto utilizzare per introdurmi al servizio sicuramente era venuta una schifezza. Quindi, con la scusa che non volevo che si filmasse davanti a casa mia, gli ho detto: la possiamo rifare. In realtà era perché io all'interno del mio media, che è YouTube, nel momento in cui parlo a una telecamera e poi mi vedono centinaia di migliaia di persone dopo, io sono a mio agio, però con la televisione, la radio, non è il mio mondo, e riesce e riemerge il Nicolò timidino che non si sa comportare, e quindi in quel caso insomma il servizio iniziava male. Gli ho detto: la possiamo rifare? L'abbiamo rifatta alla porta di casa, anche lì non è che fossi molto spontaneo, però insomma mi pareva brutto chiedergli di rifarlo un'altra volta, perciò poi ci siamo spostati in camera mia con Asia che passeggiava. Io ho sistemato il divano, anche perché altrimenti non sapevo dove farla sta cosa. Se ci fossimo messi sul letto diventava una puntata dello Sleepover Club. Davanti alla finestra mi sembrava brutto, appoggiato il calorifero, quindi divanetto. Solo che il mio divanetto è alto tipo una spanna da terra, ed era un po' strano, però dal video non si vede. Comunque abbiamo iniziato a chiacchierare, abbiamo iniziato a parlare di un po' di cose. Ho fatto una presentazione, anche lì l'ho rifatta perché non volevo troppo parlare di me, di quello che faccio, perché altrimenti poi sembra che vado in televisione a farmi pubblicità, eccetera eccetera. Ovviamente questa cosa mi ha fatto pubblicità, e dopo vi dirò chiaramente cosa mi ha portato di ritorno nell'immediato, però non era mia intenzione. Sapete che comunque a me non è che faccia troppo impazzire apparire, finché sono lì nel mio sono tranquillo. Fare bei video su YouTube, anche che fanno tante visualizzazioni, sono contento, però tante visualizzazioni arriva un sacco di gente che lascia commenti indesiderati, quindi io ho il mio equilibrio e vorrei rimanere lì, e faccio anche quello che non si cura dell'opinione degli altri. Però ero molto spaventato perché non volevo fare una brutta figura in televisione. Quando ho anche saltato la messa in onda perché dormivo, il panico la mattina dopo quando tutti mi hanno scritto è stato allucinante, ma ci arriveremo. In ogni caso, facciamo un po' di prove. Avevamo due computer con la registrazione schermo attivata e la telecamera che mi stava filmando, a volte si avvicinava anche parecchio, infatti ci sono degli orribili primi piani, però vabbè. Abbiamo fatto, secondo me, degli esperimenti molto interessanti, anche molto lunghi, perché sono stati a me circa 3 ore, sulla differenza di prenotazione con un browser piuttosto che un altro, cancellando i cookie e utilizzando i VPN per far sì che sembri che tu ti stia connettendo da un altro paese, vedere se lo stesso volo preso dall'Italia, Germania, Stati Uniti, India, allo stesso prezzo. Alla fine abbiamo smentito un po' di cose e un po' di teorie, e io ho anche detto la mia. Avevo anche fatto presente che volevo rimanesse un piccolo pezzo in cui dicevo: tutte le cose che dico si basano sulla mia esperienza, perché non è che volevo fare il saputello di turno, semplicemente volevo dire la mia e mettere un po' così le mani avanti, perché non è che io ho detto legge in ambito viaggi, semplicemente parlo per la mia esperienza personale. Quel pezzo l'hanno tagliato per esigenze di montaggio, ma va bene così, perché alla fine il mio intervento è durato pochissimo. Ho coperto circa 3 minuti del minutaggio totale del servizio, e a me va bene così, perché comunque hanno tagliato potenziali brutte figure, ci sta. Peccato che mi abbiano fatto raccontare la mia storia più assurda più schifoso in aereo, e poi non l'hanno messo, però meglio, perché forse l'hanno rivisto e hanno detto: no, effettivamente fa troppo schifo, non lo possiamo raccontare in TV. Lo metterò in un libro, le storie più schifose, no, non lo so, magari ve lo racconto, fa abbastanza ribrezzo. Comunque alla fine il mio intervento è durato 3 minuti e hanno dato la parola a un professore universitario che ha raccontato le cose molto interessanti. Io sono contento che, piuttosto che parlare ad uno del web come me, perché alla fine, ok, ho appena visitato il mio 80° paese, però un conto è una persona che fa video su YouTube e viaggia, un conto è un professore universitario che ha raccontato tante cose interessanti. Nella mia porzione di servizio hanno anche fatto una prova con la nostra compagnia di bandiera, l'hanno definita così perché probabilmente non la possono nominare, ed è meglio che non la nomini nemmeno io, perché mi sa che mi odiano, dato che, non so se ci avete fatto caso, ma io non li pubblicizzo, dato che ho avuto degli episodi un po' brutti. Non mi sembrava giusto pubblicizzare una compagnia aerea che mi ha lasciato a terra.
terra senza motivo, con le hostess che mi hanno trattato anche in maniera molto molto cafona, quando ho semplicemente chiesto come faccio a tornare a casa. Però vabbè, è un episodio isolato, che sarà, cioè, isolato per me, che è capitato comunque a tantissime altre persone. Ovviamente io ho scelto di non pubblicizzarle, loro hanno visto che questa compagnia, prenotando all'Italia piuttosto che alla Svizzera, il prezzo aumentava di 50 euro. Ecco, io questa cosa non la ritenevo possibile, ero convinto che la storia del prenotare in un paese piuttosto che un altro fosse fake. Invece, grazie a questo servizio, perché poi l'ho guardato, ho scoperto che non è sempre così. Sicuramente in quel caso, non lo so, ci sarà un buon motivo, non so quale sia. Servizio confezionato, doveva andare in onda la domenica successiva, io l'avevo detto soltanto a 2 o 3 persone, tra cui i miei genitori. Non l'hanno visto perché mi hanno detto, poi mi hanno mandato un messaggio, guarda che in realtà per esigenze di redazione penso che lo slitteremo di una settimana. Ok, va bene. La settimana dopo io tornavo, forse stavo già tornando dal mio viaggio in Giappone, e sopraffatto dal jet lag ho dormito durante la messa in onda. La mattina dopo mi sono svegliato piuttosto presto, più presto del solito, all'incirca alle 4:30-5, come faccio di solito quando torno dall'est verso l'Italia, e ho trovato una quantità incredibile di messaggi sul telefono. E mi è venuta un'ansia pazzesca, perché tutti dicevano: oh mio Dio, ma cosa hai fatto con le Iene? Ti ho visto in televisione, come mai eri su Italia 1 ieri? E io lì per lì ho detto: nessuno che dice grande, sei andato alle Iene, figata di servizio. Quindi ho detto: sicuramente o ho detto qualcosa di sbagliato, o mi sono espresso in una maniera malinterpretabile, oppure hanno fatto i tagli, tipo il servizio quello che avevano fatto Homer, io non avendo messo dietro un orologio che segnava, no, il tempo per farti vedere gli sbalzi temporali, potevo facilmente essere ingannabile. Questi erano tutti i pensieri che si articolavano nella mia testa alle 4:30 del mattino. Ovviamente non era così, semplicemente avevano visto il servizio ed erano sorpresi per questa cosa. Poi alla fine lo sono andato a guardare su Videomediaset, perché io le Iene in realtà non le guardo, non guardo la televisione, però guardo ogni tanto i servizi online, e ho visto il mio servizio e il fatto che durasse pochissimo la mia parte, e ero soddisfatto e sollevato. Quindi sono contento di averla fatta questa cosa. Qual è stato il ritorno? Alla fine non è che mi abbiano fatto fare follower o robe. Per esempio, quando sono andato a Radio DJ mi sono saliti i follower su Instagram da un giorno all'altro di migliaia, però sapete che a me non è che me ne freghi molto. Il riscontro super positivo che ho avuto è arrivato il giorno dopo, quando io sono andato alla fiera del turismo, la BIT, a Milano. Io in BIT non ci vado di solito perché non mi serve, vado al TTG di Rimini, e sono fiere di settore dove comunque vado ad incontrare enti del turismo eccetera eccetera, a fare colloqui, accordi e cose di questo tipo. Io adesso, avendo ampliato la mia realtà aziendale, avevo però l'opportunità di presentarmi sotto una veste completamente nuova, e complice anche il fatto che mi avevano invitato ad una presentazione relativa alle Maldive, ho detto vabbè, andiamo. Sono andato in BIT e ogni 3 passi mi fermava qualcuno. Io sono seguito da persone anche, non dico di una certa età, però diciamo over 35. In quel caso tantissime personalità del settore che non mi conoscevano prima mi hanno chiamato con la scusa che io fossi alle Iene qualche sera, cioè la sera di domenica, credo che fosse di domenica. E quindi questo pretesto, il fatto che mi fermavano, io poi vedevo: ah sì, Malesia, ma sai che mi interessava una roba? Ah sì sì, siediti, parliamone. Quindi le Iene in qualche modo mi hanno messo in una buona luce, anche per soli 3 minuti, che mi è servita nel mio settore per allargare un pochino la mia rete di contatti. Però è stata una cosa immediata, così tanto per. Poi, partendo per gli Stati Uniti, subito dopo ho incontrato un ragazzo che vive a Minneapolis, credo, e che mi ha riconosciuto proprio per questa cosa delle Iene. Però finita lì, non se ne è parlato molto, anche perché non ho parlato molto, il mio intervento poteva tranquillamente passare inosservato. Comunque questo è quanto. Io avevo fatto un Instagram Stories con Matteo Di Viviani davanti a casa mia. Siccome le mie Instagram Stories comunque vengono viste a volte molto di più dei miei video su YouTube, tipo 150.000, quella ne ha fatte 160.000 visualizzazioni, immaginate quanta gente mi ha scritto super stranita dal fatto che avessi le Iene davanti casa. Non tutti hanno capito che erano davanti a casa mia, però in molti hanno capito che avessi a che fare con le Iene in quel momento, ed erano tutti super sospettosi. Quindi penso di aver chiarito finalmente com'è andata la cosa. Niente di strano, niente per cui indignarsi. Se mi avessero proposto di fare un servizio sugli influencer, ruolo che sto che sento sempre meno appartenente alla mia professione, avrei detto di no, perché non mi fa piacere. Però
hanno dato dei consigli interessanti e il professore che ha parlato dopo di me ha spiegato le cose molto utili sulle low cost, quindi sono contentissimo di aver preso parte a questa cosa e spero che il racconto non sia stato troppo noioso e ci vediamo. Ci vediamo.